In questo particolare periodo il mio pensiero più grande va verso tutti quegli atleti che erano impegnati in competizioni e si sono visti sospendere gli allenamenti. Non voglio pensare neanche alle partite, ma penso agli allenamenti. Quanto è importante per un atleta allenarsi di continuo e mantenere il suo stato di forma, non soltanto per il campo, ma proprio per una questione personale, per sentirsi meglio. Quanto ci fa stare bene, sudare, stare in squadra, svolgere gli allenamenti regolarmente. Ecco, al di là quindi di quella che è la performance, pensa anche al tuo benessere. E ho pensato a questo video per te e per darti alcuni consigli che possono aiutarti in questo periodo particolare a mantenere la tua forma e a mantenere il tuo benessere. In particolar modo la nostra condizione, soprattutto quando parliamo di atleti, è mantenuta grazie a tre variabili: l'alimentazione, l'allenamento e il riposo. Mi soffermo prima sull'alimentazione. Quanti caffè bevi al giorno e quanta acqua bevi al giorno? Perché questo? Soprattutto noi qui al sud siamo abituati a bere una marea di caffè, soprattutto quelli fatti in casa, nella moca, quando siamo in casa ne facciamo tanti al giorno. Il caffè ha delle proprietà favolose, ma è anche una bevanda che tende a disidratarti. E soprattutto quando stai in casa magari sei impegnato a giocare con i bimbi, a vedere la TV, a stare al cellulare e ai dispositivi elettronici in generale, e dimentichi addirittura di bere. Ti dico questo perché un atleta che mostra un deficit del 3-4% di acqua e quindi è leggermente disidratato, stiamo parlando di pochissimo, pensa che per il 60% sei fatto di acqua, quindi il 3-4% è un deficit veramente scarso. E quando hai questo piccolo deficit, la tua forza e la tua prestazione massima di potenza cala di circa il 3%. Ma non solo la potenza e non solo la forza, cala anche quella che è la tua capacità coordinativa di circa il 3%. Quindi se tu durante questo periodo assumi un'abitudine come quella di bere molto caffè, di bere pochissimi liquidi, di consumare poca frutta, di consumare poche verdure, quindi alimenti ricchi di acqua, tendi a disidratarti, e se mantieni nel tempo questa disidratazione ti ritrovi all'inizio dei tuoi allenamenti che hai meno potenza, meno forza, meno coordinazione e non sai neanche perché. E non dipende soltanto dal fatto che non l'hai allenato in questo periodo, dipende da quello che hai mangiato e da come ti sei nutrito in questo periodo. Occhio, perché oltre a fare attenzione a come e cosa bevi, devi fare attenzione a quello che mangi e alla qualità degli alimenti. Considera che un atleta, quando sta in forma, quando è al top della sua forma, deve avere una percentuale di grasso che sta sotto il 10%. Sei mai stato sotto il 10%? Seppure sei un top player nel tuo sport e non sei mai stato sotto il 10%, in realtà sei un top player perché tecnicamente o mentalmente sei superiore agli altri, ma non fisicamente. Quindi vada bene che la tua condizione fisica migliore la puoi avere soltanto con una percentuale di grasso che sta sotto il 10%. Quindi occhio a quello che mangi e a come lo mangi. Se vuoi ulteriori informazioni, non esitare a contattarmi. Poi, per quanto riguarda quello che è l'allenamento, in questi giorni sarai spesso seduto, sdraiato, sei al cellulare, quindi chino, sei al computer, stessa posizione, magari incroci le gambe quando stai sul divano, tendi a mettere sempre più la destra sulla sinistra. Tutte queste posizioni che acquisisci in giornata in realtà risultano deleterie per la tua performance, perché sono posizioni che ti vincolano i muscoli, alcune in posizioni corte, altre in posizioni lunghe. Quindi quello che devi fare è prendere innanzitutto un foam roller e lavorare il tuo tessuto come un automassaggio, fare dell'attività di allungamento, quindi dello stretching, e non perdere l'abitudine all'allenamento. Quindi fare delle attività di potenziamento, di forza, e abbiamo pensato a te con un microciclo settimanale che ti basterà richiedermi e basterà richiedermi in privato e ti invierò direttamente in risposta privata sempre. Quindi non perdere l'abitudine all'allenamento e soprattutto tutte quelle che sono le componenti importanti per te e per la tua performance.
Ora il tasto più importante, tocchiamo uno dei tasti più importanti, quello che è il recupero. E ti chiederai, ma come mi stai parlando di recupero eppure sono 24 ore al giorno senza fare nulla a casa, senza neanche uscire di casa? È la cosa peggiore che ti possa capitare, perché quando succede questo tendi a perdere una delle variabili più importanti a cui devi tenere sotto controllo durante la giornata, che è il ritmo sonno-veglia. Che succede quando sei a casa senza fare nulla? Tendi a guardare film in notte fonda, quindi tendi a chiudere gli occhi davvero tardi, le 3, 4 del mattino, tendi a svegliarti più tardi. Tutto questo è una tempesta ormonale che ti arriva a sconvolgere quelli che sono gli equilibri che un vero atleta dovrebbe avere. Considera che tu da atleta dovresti dormire 8-9 ore e sfruttare le migliori ore della notte, quindi tendenzialmente essere a letto per le 10 e svegliarti verso le 6, le 7 del mattino. E fai realmente questo quando sei in questi giorni che sei a casa, costretto a stare a casa? Beh, se già hai perso questo ritmo, stai perdendo gran parte del tuo equilibrio ormonale, stai perdendo gran parte della tua possibilità di riprenderti al meglio quando tutto questo periodo sarà terminato. Quindi non sottovalutare la capacità di recupero che devi avere e non devi perdere, soprattutto in questi giorni. È fondamentale per farti riprendere al meglio. Ora ho il messaggio più importante per te in assoluto, e mi rivolgo soprattutto a quegli atleti come nel futsal, di sport come nel futsal, dove il periodo di transizione, cioè il passaggio tra un campionato all'altro, è molto molto lungo. Si parla di 4-5 mesi, o nel calcio giovanile, dove il periodo è di 3-4 mesi a volte. Quindi per questi atleti in particolar modo la transizione è fondamentale, è il momento in cui devi elevare assolutamente tutte le tue capacità condizionali, tutte quelle cose che ti permettono di essere più performante anno dopo anno. Per fare questo devi affidarti assolutamente ad un professionista quando hai chiuso il tuo periodo agonistico e hai quel lasso di tempo che ti permette di prepararti al successivo periodo agonistico. Un professionista del settore si occuperà soprattutto di aumentare quella che è la tua forza. Non dimenticarlo mai, ma non con degli esercizi banali di coordinazione o da circo. Occhio, perché la forza di un atleta si concentra su determinati esercizi e ha dei determinati parametri da rispettare. Considera la forza come la base di una piramide. La piramide può essere tanto alta, quindi se consideri il vertice della piramide come il picco della tua performance, il vertice può essere, l'altezza della piramide può essere veramente su soltanto se la base è ampia. Quindi se la base è la forza, più grande sarà la tua forza, maggiore è la tua possibilità di esprimere performance, di esprimere potenza, di esprimere velocità. E ricorda, il gioco non lo vince chi è tecnicamente più dotato dell'altro, il gioco lo vince chi è più veloce dell'altro, chi è più potente dell'altro. Questo puoi guardarlo su tutte le statistiche del mondo. Messi, Ronaldo non sono i migliori atleti del mondo perché sono soltanto tecnicamente dotati, o Nadal, non è così, è perché sono i più veloci, i più potenti.